Ciao a tutti ragazzi, bentornati da Luca e oggi siamo ritornati qui in un nuovo video che, allora, vi volevo dire soltanto due cose, nel senso che perché non facciamo più video e perché comunque siamo un po', diciamo, scomparsi, tra virgolette, perché insomma è da un po' che non facciamo video, no? Io vi volevo soltanto rispondere a questa cosa, no? E vi volevo rispondere dicendovi che noi adesso abbiamo tante cose da fare, tante cose da progettare, eccetera, e anche tanti lavori esterni, non da YouTube, ma anche altre cose. E in più abbiamo anche, a parte la scuola, eccetera, ma abbiamo anche, per esempio, non so, l'altra volta io ho fatto il video, mi ha dato copyright, perché è stato segnalato come copyright. E io l'ho messo anche su Instagram, quindi dico, su Instagram, sulla pagina, c'è il video che doveva uscire tramite YouTube e invece è uscito tramite Instagram, più che altro per una questione di copyright, ecco. E vi volevo dire soltanto che noi siamo impegnati, però adesso stiamo cercando di fare un altro video, altri video, questo qua è un altro video soltanto per parlare a voi, ecco, molto veloce, eccetera. E vi volevo dire soltanto questo perché, insomma, è da un po' che non facciamo video, insomma, e vi volevo anche dire che adesso incominceremo ovviamente a rifare video, però magari non sempre, ecco, non magari come all'inizio che facevamo 3 video al giorno, e anche video non tanto magari con dei contenuti speciali, ecco. Quindi di conseguenza adesso faremo meno video a lungo termine, però saranno più elaborati, ok? E il prossimo video non sappiamo ancora quando uscirà, però ci stiamo ancora comunque lavorando, ecco. E comunque ragazzi, ovviamente adesso stiamo cercando, abbiamo anche fatto questa pausa, insomma, perché stiamo cercando di trovare un altro nome per il canale, perché noi ovviamente il canale YouTube è nato con me e Diego. Però si è sciolto subito perché magari non stavamo bene insieme, ecco, insomma, non riuscivamo bene a trovare delle idee belle, insomma, insieme, e non siamo riusciti ad andare avanti, ovviamente. Però dopo con varie storie, no? Un mese fa è venuto, no, fai 2 mesi fa, così, è arrivato Jeff e mi ha chiesto se poteva fare parte. Io ci ho pensato un attimo e ho detto, beh, perché no? Allora, adesso stiamo cercando anche quello, quello è un altro problema aggiuntivo, il nuovo nome, perché FC Emilia Romagna è stato il nostro, diciamo, il mio, perché ormai il canale è mio, si può dire che è mio, e diciamo che è stato il nome storico e per ora resterà FC Emilia Romagna, cioè Falsi Ciclisti Italiani, perché il canale è nato per un'altra. È nato inizialmente per un'altra questione, ecco, era tipo un divertimento tra ragazze. Dopo, però, quando incominci ad arrivare verso i 20-25 iscritti, già che vedi che 25 persone che ti seguono, anche amici, ti seguono, dici, vabbè, dai, proviamo a incrementare quando arrivano a 50, 50, 58 che siamo adesso, cioè è diverso, insomma, capisci che comunque certi video che arrivano anche a 400 visualizzazioni, dici, caspita, cioè vuol dire che facciamo dei contenuti che possono interessare, capito? Poi dipende ovviamente quello che si fa, perché tante volte tanti contenuti non è che siano proprio bellissimi, ecco, quelli iniziali, però erano, ve l'ho detto, erano delle idee che venivano a caso, completamente a caso, e noi li buttavamo giù facendo dei video corti ma stupidi, ecco, ma perché l'avevamo preso più come una cosa, un gioco, no? E però dopo abbiamo visto che andavamo avanti, vedevamo più visualizzazioni, il nostro primo video in cui abbiamo fatto più visualizzazioni, veramente tante ne abbiamo fatte, quello di Valentino Rossi, per esempio, quello Valentino Rossi commentato da Guido Meda, quello lì è arrivato in un giorno già 100 visualizzazioni. Dopo ha incominciato a rallentarsi, però comunque adesso non so quante sono le visualizzazioni, quante siano le visualizzazioni, ormai saranno 450, una roba così, che per noi un piccolo canale YouTube con così tanta gente intorno che vede il video, per noi è tantissimo, ecco.
È come vincere la Champions League, ecco, una roba così. Però sì, insomma, quello che vi volevo dire è che noi siamo molto impegnati in questo periodo perché abbiamo tante cose, anche per colpa del Covid ovviamente. Tutto è iniziato per quello perché sennò sarebbe andato tutto molto più liscio, ecco. Cioè, poi la cosa che mi ha fatto ridere, no? È stata che noi abbiamo aperto il canale e 5-6 giorni dopo hanno chiuso tutto, tutta l'Italia è stata chiusa, cioè tutto il mondo è esploso con sto Covid, quando noi abbiamo aperto il canale, perché noi l'abbiamo aperto a febbraio 2019, già quasi un anno fa, caspita, è già passato quasi un anno, mi sembrava ieri, ecco, di aver aperto il canale, tanta roba. Però comunque sì, ragazzi, adesso noi vogliamo cambiare nome, perché ovviamente siamo soltanto io e Jeff, e ci abbiamo altri, adesso abbiamo altre cose per la testa, insomma, altre idee. Anch'io ho altre idee, cioè sono partito con far vlog in bici, adesso sono arrivato ad un punto di fare vlog in moto, diverso. Quindi di conseguenza non saranno più quelle con la GoPro qua, in bicicletta, in strada, a vedere i paesaggi, ma saranno con magari la GoPro qua in moto da cross in pista, o se no cose, vlog tipo quello che ho portato tempo fa, che io mi filmavo e c'era Jeff che girava, insomma, eccetera. Ovviamente facciamo il possibile. Ora con il Covid non possiamo fare molto, purtroppo, perché adesso servono i permessi di qua e di là, non puoi uscire di qua e di là. Insomma, quando andrà via tutto sto costo a Baradam, speriamo che potremmo fare più cose, perché comunque piano piano, secondo me, se faranno dei tamponi, secondo me piano piano riusciremo a riuscire tranquillamente. Quindi di conseguenza ora siamo messi così, cambiamo, le cose che dobbiamo fare sono cambiare nome e poi dopo basta. Quindi ragazzi, se avete delle idee, mi raccomando, scrivetele nei commenti e poi basta, ragazzi. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video. Ciao!